Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del mondo Xbox. Sì, perché tantissimi rumors e rumors dati da fonti molto attendibili che sia in arrivo una nuova console Xbox Serie X. E questa nuova console sembrerebbe già in arrivo a metà di quest'anno, tra giugno e luglio dovrebbe uscire questa nuova versione, o meglio un aggiornamento di lei. Questa versione Serie X che ormai c'è dal 2020 e che adesso sembrerebbe che venga aggiornata, quindi non è una console totalmente nuova ma sarà un upgrade. Ma quali sono questi aggiornamenti che riceverà questa nuova console di casa Microsoft? Allora, partiamo da quello che è l'estetica. Per quanto riguarda il design, rimarrà identico a questa versione tranne per il fatto che sarà di colore bianco. Non avremo più questa feritoia frontale perché non avrà più il lettore CD integrato, potremo andare a scaricare i nostri giochi solo in formato digitale. Poi un'altra cosa che si dice che cambierà frontalmente sarà che avremo una presa Type-C qua frontalmente a quello che è la nostra console. Attualmente abbiamo una presa USB qua frontale, non so se questa Type-C sarà aggiunta alla presa USB che abbiamo già o se invece la andrà a sostituire. Poi, per quanto riguarda invece i suoi componenti interni, quindi l'hardware rimarrà praticamente uguale per quanto riguarda le prestazioni, ma andranno a cambiare alcuni componenti. Andrà a cambiare il Wi-Fi, che adesso non sarà più un Wi-Fi 5 ma diventerà un Wi-Fi 6E, quindi un modulo Wi-Fi di ultimissima generazione. Poi verrà introdotto un modulo Bluetooth 5.2, anche questo ovviamente è un'evoluzione o anche una novità se vogliamo, perché comunque Xbox non è compatibile con il Bluetooth standard, fino adesso non è mai stato, quindi tutto quello che è Bluetooth non è compatibile con Xbox. Lei utilizza un sistema suo proprietario per controllare i joypad, perché sostiene appunto che i joypad vengono utilizzati da una distanza abbastanza importante dalla televisione per non avere appunto una latenza. Il Bluetooth che c'è stato fino adesso secondo lei non era abbastanza performante, quindi utilizzava un sistema proprietario, anche se poi i joypad Xbox al suo interno avevano anche una connessione Bluetooth standard, infatti li potevamo connettere a un dispositivo Android piuttosto che a un dispositivo Microsoft tipo PC o tipo un dispositivo Apple tramite Bluetooth, ma le console al suo interno non avevano una connessione Bluetooth standard. Quindi potrebbe essere una bella novità che l'introduzione di questo modulo 5.2 ci dia la possibilità di connettere dispositivi Bluetooth tipo cuffie o altri accessori che fino adesso era impossibile connettere per i motivi di cui vi ho appena spiegato. Dopodiché un altro aggiornamento, meglio un'altra miglioria, verrà fatta per il raffreddamento, quindi avrà una migliore dissipazione del calore, e questa è un'altra novità da non sottovalutare, perché comunque le console di qualsiasi marca noi le andiamo ad acquistare, soprattutto versioni così performanti come Xbox Serie X o PlayStation 5, hanno dato da quello che è il loro design, a quello che è appunto la loro configurazione, la difficoltà a dissipare il calore, quindi è un'altra novità interessante. E poi come ultima novità sembrerebbe che abbia dei consumi energetici ridotti, e al giorno d'oggi con quello che costa l'energia soprattutto qua da noi non è da sottovalutare nemmeno quello. Andiamo a parlare adesso del prezzo. Allora, visto che non ci sarà il lettore CD fisico, questo ovviamente porterà, o meglio farà sì che Microsoft possa contenere i prezzi, quindi sembrerebbe che il prezzo di lancio, anche se ovviamente adesso non è ufficiale, anzi ha un range, perché si parla che possa costare dai 399 ai $499, questo è il range attualmente di quello che si sa riguardante questa nuova console Serie X aggiornata, ovviamente togliendo il lettore CD, anche se i prezzi di quello che è la componentistica in generale è in aumento, togliendo qualcosa Microsoft potrebbe comunque contenere i prezzi, quindi staremo a vedere anche questo punto di vista, perché è sicuramente uno dei lati più importanti e anche il lato economico di costo di una console. Quindi ragazzi, questo era solo un video per informarvi che a metà di quest'anno sembrerebbe che quasi sicuramente Microsoft stia per lanciare appunto questa nuova Xbox Serie X aggiornata. E se questo mio video in cui vi ho portato questa novità riguardante il mondo Microsoft e Xbox vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!